Eder. Mech. Pallister. Una chiamata, anche lei ricordava di questa cosa, di questo aneddoto, ma ho detto, è passato tanto di quel tempo che gli ho fatto rifiorire, diciamo io, il ricordo dicendolo, e ti ho detto che forse alla fine sapeva anche chi era stato, badava a dire, però ha detto, gli ho detto solo dai, se magari poteva essere una strada nuova da poter seguire, e niente, dai, che volevo sapere, dai, se lo sapeva, se poteva essere, ha detto un po' che ci penso, ho detto questa cosa, però quando gli ho detto se comunque lo sapevano o meno, ho detto che è una cosa che a loro non è venuta in mente di dire, anche perché è talmente lontana, diceva, e fa, non so se gli ha detto qualcosa, ma noi no, quindi questo è come sono andate le cose. Era lì, gliel'ho detto comunque, sono appena arrivato da, mi sono fermata con la macchina, prima cosa che ho fatto è stato chiamarla. Ciao, ciccia. Pierina era una donna di altissimi valori morali ed amata da tutti. Il fatto sta che purtroppo è stata ritrovata cadavere, uccisa da 29 coltellate. Da nostre indagini difensive è emerso che alcuni anni fa Pierina ha ricevuto un mazzo di fiori anonimo, oltre che alcuni bigliettini anonimi di complimenti. Lei si è convidata al riguardo con una sua amica, che abita appunto nel comprensorio di Via del Ciclamino, dicendo a suo dire, ridendoci su, che anche lei aveva uno spasimante. Pierina non sapeva chi fosse questa persona. E infatti non corrisponde, è molto verosimile che non corrisponde al vero quando dichiarata dall'avvocata dei figli di Pierina a mezzo stampa, dicendo che la Pierina sapeva bene chi fosse questo ammiratore. Queste dichiarazioni effettivamente stridono con le nostre indagini difensive che nel pomeriggio di lunedì, vorrei ribadire, tramite l'avvocato Barzano, sono state portate con una memoria integrativa ex articolo 121 all'attenzione del PM procedente. Quindi non si deve escludere assolutamente nessuna ipotesi, perché sono passate quasi 8 mesi dall'omicidio senza nessuna iscrizione, ricordiamo. Ma quindi questi fiori sono stati mandati la settimana prima dell'omicidio? Sarà una cosa recente? Alcuni anni fa. Noi non possiamo però escludere che Pierino, no, per carità, di 78 anni e magari poteva essere inibita a raccontare a qualcuno che aveva delle attenzioni da parte di un uomo, ma non perché Pierina, perché noi non abbiamo mai detto che Pierina avesse una relazione con qualcun altro. Abbiamo detto che riceveva delle attenzioni. E mentre Valeria sostiene che forse l'esecutore dell'omicidio su commissione è proprio Loris, Manuela dice che invece lo spasimante di cui parla Barzan sarebbe uno diverso, uno nuovo, non a conoscenza della famiglia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.